Ah, buonasera a tutti, siamo qui a parlare durante il settimo incontro del corso La multimedialità, ovvero sulle foto di video per la didattica. E stasera vediamo insieme qualche piccolo esempio. Carissimi, come va? E questa è una prova così simpatica, una prova per tanto giocare un pochino, sostituire le voci, in questo caso quella della rana. Bene, a presto, ciao. Io mi sono, diciamo, divertito a suo tempo a realizzare questo piccolissimo video perché una delle cosine interessanti, proprio per prendere anche confidenza sia con i programmi che con YouTube, può essere appunto quello di cercare di elaborare, ritoccare o meno quelli che sono i video già presenti. Diversi di noi magari possono trovare o disagio o comunque non sono concordi con l'idea di riprendere se stessi, oppure è normalissimo che ad ognuno di noi non piaccia la propria voce, quindi potremmo giocare proprio con alcuni risultati proprio per venirci incontro e per al tempo stesso appunto affrontare quello che è il mondo dei video. E quindi escogitare anche, diciamo, soluzioni simili. Quindi io qui mi sono divertito con questa rana che ho catturato, poi sentiremo, in origine aveva una voce, se non erro, giapponese, che io ovviamente poi ho, diciamo, estrapolato dal video, l'ho cancellata e con il programma che io utilizzo sul Mac, che è iMovie, ovviamente ho sovrapposto la mia voce. E vediamo il secondo video, un attimo così vi rendete conto un pochino meglio anche di quali sono stati i passaggi che ho effettuato. Poi magari discutiamo dell'idea, eccetera. Bene, come abbiamo fatto a realizzare questo piccolissimo e semplicissimo filmato? Ne parliamo insieme. Un attimino che lo vediamo. Carissimi, come va? Questa è una prova così simpatica, una prova per tanto giocare un pochino, sostituire le voci, in questo caso quella della rana. Bene, a presto, ciao! Questo video, grazie al download help, è possibile scaricarlo nel formato che preferiamo. Io ho scelto la versione MP4, quindi con download l'ho scaricato. Adesso passiamo al programma iMovie, lo chiamiamo prova, formato 4 terzi. Gli possiamo dare appunto l'album fotografico che ormai ben conoscete, gli diciamo crea. Ecco, posso utilizzare filmati che ho importato o realizzato precedentemente. Ascoltiamo qual era la versione originale. So there was a pub, right, and this bloke walks up to me and he's like, "Hey, what's a frog doing in the pub?" And I said, "Well, I'm having a drink." And he said, "Well, all right then, let me buy you another." So he does, and we were always best of friends. Ok, benissimo. Sarà sufficiente con il programma selezionare tutto il video, importarlo, semplicemente usando drag and drop. Dopo, con un clic destro, scegliere dal menu che appare Separa audio. Andare su File audio, estratto, e cancellarlo. Poi vedete che qui ho disponibile un voice over, mi posiziono all'inizio, 2-1. Ecco, questa è una piccola prova che cerca di sostituire appunto la voce originale del filmato con quella personale. Che ne dite? Divertente, no? Perfetto. Andiamo a riascoltarcelo. Ecco, Ecco, questa è una piccola prova che che cerca cerca di di sostituire sostituire appunto la appunto la voce voce originale originale del del filmato filmato con con quella quella personale. personale. Che ne Che ne dite? dite? Divertente, Divertente, no? no?
Avete visto, fatto questo andando sulla T, io semplicemente trascino la copertina sulla prima parte, posso anziché prova cambiare il titolo. Di fine, andare poi dal mondo a trascinare questo, aggiungere un effetto di increspatura tra la fine del filmato e la tenda, sopra la tenda andare ad aggiungere un testo, scegliamo ad esempio un polvere magica, inserire nel mio indirizzo internet, vediamo, è un po' piccolo però può andare, lo lasciamo stare, e inserire un file musicale. Posso ascoltare l'anteprima, prendo, lo trascino, lo lascio, ci rifaccio un click, dalle informazioni scelgo audio, riduco l'audio al 10%, dato che è corto, in chiusura la dissolvenza non automatica manuale la porto al massimo, in modo che la musica sfumi leggermente. Ci riguardiamo l'anteprima. Questa è una piccola prova che cerca, però in questo caso è troppo basso, quindi andiamo su informazioni, audio, e lo portiamo a 20. Proviamo ancora. Questa è una piccola prova che cerca di sostituire la voce. Dobbiamo alzarlo ancora un pochino. Questa è una piccola prova che cerca di sostituire la voce originale del filmato con quella personale. Che ne dite? Divertente, no? Perfetto, direi che può andare. Grazie ad iMovie è facilissimo realizzare dei filmati di questo genere, ma anche filmati più complessi. Bene, buon lavoro, alla prossima. Senz'altro avete sentito e notato che c'è stato un effetto di eco che disturbava abbastanza, e questo purtroppo succede quando diciamo giochiamo sul montaggio video e abbiamo appunto dell'audio già all'interno, poi magari ci parliamo sopra, lo riascoltiamo, questo può accadere. L'ho lasciato appositamente proprio perché attirasse un po' l'attenzione di tutti e quindi aprirci un pochino a una riflessione, oppure saperlo in anteprima, e quindi se anche noi facciamo prove simili un domani vi conviene non lasciarlo scorrere del tutto, ma al limite proprio dare l'idea che parta per far vedere che funziona, per ascoltarlo appena, poi lo interrompiamo subito e eventualmente interveniamo noi a parte con l'audio. Perché vi ho fatto vedere questo video? Ora, al di là che io appunto uso il Mac, quindi uso iMovie, anche se non uso solo quello, perché come sapete uso un altro software per catturare lo schermo, però perché lo trovo molto semplice, molto veloce, mi rendo conto che purtroppo appunto ci vuole, uno deve avere un Mac per poterlo usare, però in giro si trovano comunque software anche similari. E anche per aprirci un pochino all'ottica che come andiamo un pochino su di qualità o vogliamo affrontare diciamo dei livelli un attimino superiori, ci ritroveremo davanti a dei software che ci presenteranno minimo 3 o 4 finestre. Quindi in una avremo ovviamente il video diciamo grezzo, quindi preso grossolano, senza tagli, senza effetti, eccetera. In una parte, come avete visto, ce l'avevo un'altra a sinistra, avremo quella che diciamo è la parte del montaggio del video, quindi
quindi io piano piano selezionerò degli spezzoni, li aggiungo e dall'altra ancora avrò quella che è l'anteprima di quello che è il lavoro che sto, diciamo, montando. Questo perché? Perché appunto a volte, sia per comodità che per praticità, oppure perché non ce ne rendiamo conto, facciamo, diciamo, dei video anche di getto, no? Però questo, diciamo, ci comporta senz'altro dei problemi, perché per ottimizzare il tutto spesso è un colpo di tosse, un vento, un disturbo, se siamo a scuola il suono della campanella, eccetera. Quindi se possiamo è ovvio, è scontato che dovremo eliminare. Il podcasting è sempre una cosa più che positiva, viene sempre più che raccomandato anche dai più grandi esperti, sia pedagoghi che, insomma, a livello didattico in genere. E quindi è una forma anche interessantissima di documentazione didattica. Allora, tutto questo si rifà, parliamo di podcasting, ma insomma viene anche definito videocasting, perché viene differenziato. Podcasting classico è più sul lato audio. E a proposito di audio, non so se lo conoscete, se l'avete mai usato, Audacity o Audacity, qualcuno lo pronuncia in maniera leggermente diversa, appunto. È un programma innanzitutto gratuito, poi multipiattaforma, molto semplice anche nell'uso, e secondo me ci aiuta innanzitutto perché appunto fa parte forzatamente di quello che è il mondo del video, perché la voce come la colonna sonora non sono delle cose di basso livello, comunque dei surplus o comunque cose delle quali possiamo fare a meno, cioè ci sono dei video tutorial anche muti, ne troverete alcuni. Come ci sono anche senza una colonna sonora o meno. Io questo sinceramente lo eviterei, anche perché per esempio YouTube, se noi non abbiamo musiche, diciamo, a livello gratuito da potersi usare liberamente, come possono essere quelle di Bach, Beethoven, di Mozart, se diciamo il tipo di musica ci può piacere, YouTube stessa ci permette proprio di scegliere alcune musiche gratuite da usare come sottofondo. Questo però può essere al tempo stesso un piccolo problema, perché non sappiamo con quale tonalità, con quale potenza emergono, e quindi potrebbero o coprire la nostra voce se abbiamo usato la voce e via discorrendo. Quindi i problemi da affrontare sono un pochino più di uno, però questo secondo me non ci deve spaventare. Tornando ad Audacity, dove dovreste scaricare, poi casomai ve l'aggiungo in piattaforma se non lo sapete, scaricare sia il software ma anche quella cosiddetta libreria LAME viene indicata, cioè che sarebbe una libreria aggiuntiva che ci permette di esportare i file audio da noi prodotti in un formato MP3, che di solito è il formato compresso, il formato più usato attraverso il podcasting in genere, e quindi attraverso i file audio. Questa è già una bellissima esperienza. Io ad esempio all'interno del progetto di Pinocchio, scusatemi se ne riporto sempre l'esempio, ho una collega che mi sta facendo un ottimo lavoro, perché ai suoi bambini sta facendo proprio leggere i capitoli della storia di Pinocchio, ma cercando appunto di interpretarli al tempo stesso, quindi sotto forma teatrale, anche se si possono gustare solo attraverso appunto una traccia audio. E ovviamente dividendo quelli che sono, diciamo, i personaggi stessi della storia o comunque il narratore. E anche questa non è una cosa da poco, è un'ottima lezione per i bambini, ma nemmeno per i bambini, anche per quelli più grandi, anche se indirettamente, diversamente, ma è sempre una forma anche teatrale, quindi l'interpretazione di un vissuto. Quindi faranno delle prove, ci sono delle responsabilità, magari si scelgono fra di loro sia per la tonalità della voce o meno. Spesso, per esempio, soventemente anche interpretato da persone di un certo rilievo, quindi di una certa bravura, di una certa preparazione, un personaggio come Pinocchio, essendo un bambino, comunque nell'età di un bambino, è stato interpretato quasi sempre da una voce femminile, quindi una voce, diciamo, dolce. Tornando a noi, ecco, il Audacity perché? Perché anche per noi insegnanti è un grosso aiuto, e perché non siamo abituati ad ascoltare la nostra voce, e questo magari non ci piace o ci può leggermente disturbare. Grazie ad Audacity questo, diciamo, è un piccolo problema che possiamo superare.